sera andiamo a vedere come ama l'uomo e l'incapacità dell'uomo moderno di amare. Già nel 1912 Freud scrive un libro molto interessante su come ama l'uomo ed è precisamente questo, sulla più comune degradazione della vita amorosa. Quindi questo è il titolo, sulla più comune degradazione della vita amorosa, 1912 di Freud, che è un testo direi molto attuale. In questo libro, quindi Freud spiega quali sono le condizioni di amore per gli uomini, distinguendo tra la sensualità e la tenerezza, per cui l'uomo ama la donna attraverso la sensualità o attraverso la tenerezza. Ama la donna quindi attraverso l'intermediazione della madre, rappresentata dalla tenerezza, e quindi sceglie una compagna con cui condividere una vita, figli, eccetera, eccetera, oppure ama attraverso l'intermediazione di un oggetto, l'oggetto sessuale, rappresentato da una donna prostituta con cui non appunto condivide la vita, ma solo la sessualità. La donna quindi degradata è la donna con cui condividere l'aspetto erotico. Quando però queste due immagini si uniscono, sono integrate, allora il comportamento amoroso, secondo Freud, è perfettamente normale. E quando invece c'è una profonda scissione tra queste due immagini femminili, allora c'è qualche problemino. Infatti, in alcuni casi in terapia, con uomini che hanno queste problematiche, uno degli obiettivi della terapia o dell'analisi è proprio quello di ricondurre queste due immagini profondamente scisse, dicotomiche, in un'unica immagine, quindi integrare questi due aspetti diversi. Perché se non succede questa integrazione, molto facilmente si darà spazio a un'attività fantasmatica, al fantasma, e quindi la libido si staccherà dalla realtà, dall'esame di realtà, e si legherà di più a forme di sessualità che vanno verso la fissazione o la regressione, forme di sessualità parziali, tra cui per esempio anche l'attività autoerotica, che voglio dire, va bene, è sana, ok, però una fissazione per esempio solo a quello, all'attività autoerotica, quindi alla masturbazione, è un problema, è un problema, in quanto in questo caso gli oggetti sessuali vengono fantasmatizzati per arrivare all'orgasmo, alla soddisfazione, ma se la masturbazione rimane l'unica attività sessuale di una persona, di un uomo, allora siamo nell'ambito della patologia, ma non solo una patologia che può essere fisica data dall'impotenza sessuale, ma una vera e propria impotenza psichica della mente. L'impotenza, infatti, a questo punto è interessante spiegare che alcuni di questi uomini sono impotenti sessualmente con la propria compagna, invece con la prostituta, con la donna degradata, non lo sono. Non lo sono perché la donna degradata può essere sminuita, svalorizzata, disprezzata, e quindi c'è una maggior area di azione nel campo della sessualità. La sessualità diventa maggiormente disinibita. Invece, quando c'è l'integrazione tra queste due immagini differenti, allora si parla di un comportamento amoroso perfettamente sano, normale. Amare qualcuno è anche credere, che amandolo si può accedere ad una verità, a una verità su se stessi, quindi l'altro come una persona che può darci una verità su di noi, su chi siamo, e quindi rispondere alla domanda chi sono. Per amare, quindi, bisogna ammettere che cosa? Le proprie mancanze. Quindi, per esempio, l'orgoglio maschile è un ostacolo in questo senso, in questo cammino. E dall'altra parte
è necessario anche riconoscere che si ha bisogno dell'altro. Quindi comprendere, ammettere le proprie mancanze e amare l'altro. Anche se per molti uomini questo tipo di atteggiamento può essere femminile, invece non è così. Non è così, perché riconoscere la propria mancanza ed eventualmente anche la propria castrazione è un modo per aprirci all'altro e amare l'altro. Invece questo tipo di meccanismo in molti casi non c'è, nel senso che possiamo riconoscere a grandi linee una tipologia di uomini che non ama. Per esempio, iniziamo dai cosiddetti collezionisti. Collezionisti, lo dice la parola stessa, non collezionano solo francobolli, cartoline, eccetera, ma sono dei veri e propri collezionisti di donne. Di donne, ma anche di figli. Quindi possono, tendono a fare figli con una, con l'altra, avere storie contemporaneamente, eccetera. Sono anche uomini collezionisti che possono essere estremamente generosi, estremamente affettuosi, però in questo caso questa falsa affettività può confondere le vittime, le donne, e quindi creare dei vincoli di dipendenza da cui sarà sempre più difficile per la donna uscirne. Poi ci sono i narcisisti perversi o perversi narcisisti che utilizzano la donna come una vera e propria conferma di se stessi. Quindi questo è l'aspetto narcisistico molto evidente. Sono un po' i Don Giovanni di oggi, cioè che seducano le partner e poi le abbandonano, le ipnotizzano, ricercano sempre la partner perfetta che non arriverà mai. È una idea impossibile da realizzare, la partner, la donna perfetta. Spesso sono guidati da un atteggiamento ipercritico, se troppo grassa, se troppo magra, parla a bassa voce, eccetera, eccetera, verso la compagna che appunto svalutano. E poi tendono anche ad avere il monopolio, il controllo dell'altro, dell'altra. Terza tipologia, uomini divisi tra amore e carriera, ma non solo, divisi tra amore e famiglia d'origine, divisi tra la compagna e la ex. Sono sempre uomini che si presentano come vittime, come afflitti, come perseguitati da chissà che cosa, dalla vita, e quindi possono naturalmente far diciamo coinvolgere le partner in un livello più affettivo, facendo la vittima, facendo la figura, la scena del me poverino, la donna con cui uscirò, che frequenterò, sarà attratta da questa mia psicologia da vittima e quindi tenderà a fare un po' la mamma della situazione. Ma naturalmente è una strategia che mettono in atto per fare i propri comodi. Un'altra tipologia è molto interessante questa, eterosessuali omoaffettivi. Che cosa vuol dire? Sono partner maschi che hanno rapporti con le donne, rapporti anche sessuali, quindi sono eterosessuali, ma nella relazione si comportano e amano come se fossero degli amici maschi, quindi non come se fossero dei partner, ma come se fossero degli amici maschi. E quindi anche poi tutta la relazione ne risentirà, sia a livello sessuale, sia a livello proprio di rapporto, perché sono persone che sono anche quando amano, non hanno molta passione, sono privi di partecipazione, i rapporti sessuali sono molto meccanici, non mostrano affettività, dolcezza, e quindi questo poi si fa risentire alla lunga nei rapporti, soprattutto a lungo termine. Poi ci sono gli omosessuali irrisolti, che magari sono divisi tra un'immagine maschile e una femminile, hanno avuto magari un passato bisessuale e tendono a riprodurre tantissime incertezze e insicurezze anche nel rapporto con la partner, nel rapporto eterosessuale. Di solito sono dominati da pensieri, da schemi di pensiero molto maschilisti, e quindi considerano la donna molto spesso un qualcosa in più, un oggetto. E questa è un'altra tipologia che sento molto spesso. Infine ce ne sono altri due, che sono gli indifferenti sessuali, quasi gli fa schifo fare l'amore,
e quindi la donna si chiede: ma io sto insieme a un uomo o sto insieme a un uomo a cui non piacciono le donne? Quindi sono quelli omosessuali irrisolti che magari conducono una relazione anche per tanti anni, magari sposano la compagna, però hanno problemi di omosessualità irrisolti. E infine ci sono i possessivi distruttivi, che sono dominati da una gelosia e da un controllo e un dominio verso la partner, che distruggono in questo modo, lo dice la parola stessa, possessivi distruttivi, distruggono la partner preferendo rapporti appunto sadomasochistici, dove possono controllare e dominare l'altro, fino ad arrivare a distruggere la stima del proprio compagno, della propria compagna in questo caso, e quindi a rovinargli la vita. Bene, anche per stasera ho concluso, vi saluto, ricordo che ricevo tra Lodi e Milano, per informazioni, colloqui e psicoterapie potete chiamare il numero 346 4273 891. Grazie ancora e arrivederci.